E to si jakara dal jes dal devi. No, ta libri si vio che con la scusa di viaggiare e con pretesto culturale tu has bevuto bene o male. Ma in effetti aveva fuori queste bevi che allora io paraiula sé, no? Ma invece aveva un momento di condivisione profonda tra l'ambito di una comunità stretta intorno di un evento, di un momento. E allora anche un capitolo interessante, dopo lui aveva un'evole di ironie di chi magari chiacchierà in prima di sera la nostra conversazione. Aveva un capitolo che tu conti di queste grandi bevute, in là che un a un dopo i bevis di intervenire, perché non si beve di band, no? Ma bisogna spiegare un motivo. E tu eri già malsestato, mi sa me, per quando bevi. E c'è cosa succede? Adesso c'è di tutto. Ma... allora, intanto eri in Russia, in Russia caucasica, perché i Balcani in qualche maniera sono forse una proiezione di anime, non è che se di nome la regione dei Balcani, no? Si sparnici in un evore poi, in un cerchio di un evore poi grande, dice che è la regione dei Balcani, perché sta il Caucaso, in Siberia, addirittura su fino a Murmansk, in Russia settentrionale, ha citato le stesse int. Assicchiate il stesso mood di accentare speraulis, la stessa ritualità. Una di queste ritualità sale il bevi e i sicchiatavi in proprio te, ai pis dal Caucaso, in una taulade enorme, plene di cosacs e di reduci de guerre dall'armata rossa. E le tradizioni lì è che il capotavola, che si chiama Tamadà, attacca a smitiache che sta mangiando. E al tac che fa un indovinel, tu as di rinditi cont che sta fevelando propite di te. Si va in davanti non a vin, non a bere, ma a vodka. E quindi dopo 5-6 staces di vodka, arriva a capire che stanno fevelando di te, è già un'impresa. Allora, quando anche tu capissi che stanno fevelando di te, allora a ti tocchi di avassi in pins, e anche questa lei un'impresa incredibile, e fa un brindisi. Che vedi sens però, perché come che tu dicevi tu Federico, non è un bevi tanto per bevi, ma è proprio una ritualità, è un mood di quasi di celebrare una forma sacrale. E tu has di fare un brindisi importante, tu has tu di dedealo a qualche don di importante. Allora, avevi appena finito di chiantare le chiancioni di Alyosha, che è la chiancione del soldato dell'armata rossa che è muart, copat dai fascisti. Una canzone tristissima che ti fa venire sgrisui, veramente, bellissime. Ha detto, tutti i nostri figli si chiamano Alyosha, e hanno tutti il nome di Alyosha. E le tavole erano piene di quei vecchi, come che si vede per televisione, con tante medaglie, no? Che quasi sono crevate dal peso delle medaglie. C'è brindisi vasto a fare tu, che tu sei su un italian, là, che italiani si combattevano in proprio lì, qui todesks, insomma, si rischiava l'incidente diplomatico. Per fortuna avevi due che mi tenivi in su e alle un squarz, come chi capisce, no? Non di poco, arrivati in su e mi è passato in un lamp, ma veramente in un lamp che il toc maraviglioso di Mario Rigonister. Là che Mario Rigonister al conte, e io ora l'hai contate come chi l'hai lette, che perdut tenef. Io gli dite, sì, ieri in invasori, però un nestri scrittore che l'ha combattuta qui ha non sa contato queste storie l'ha scritte. Pierdute nef, pierdute le speranze di vite, avviotti in lontananza queste isba, no? Queste picciole chiesute, e al dissi, soi salf, per cercare veramente la salvezza, all'entre e a si rincont che dentro all'ere plen di soldati d'armade rosse. E lui all'è un soldato italiano, col moschetto in mano. La situazione viene salvata di una femmina. Le femmine ai versi le porte e già per moschetta lo mette partiere che ha a fas, no? Sburta in devan due chiatri che ai lassi in il puest, ai dalle minestre, dal silenzio come di un'ecclesia, di una cattedrale, lui al mangie, a finis di mangia le femmine da una cuvierte, ai va a chioli un favo di mil e dopo i dis. Anche me fia la furca al combatto, quintri dei tiei. Però io speri che qualchidun ai deli al di chialte lo consideri un uomo. Lui al ringrazia e al va fur. E questa è la definizione de pace. Era il me brindisi al fo pas femines de russi. Perché hanno veramente salvato le dignità di un uomo
e hanno letto dentro di lui c'è Calera, il nome è un puer disgraziato che sicuramente non aveva voglia di lì a coppare di nessuno. E là è ben, nel senso che non mi hanno fusilato la schiena, ma un cosacco enorme a mi si è buttato il pasore mi dà tre busciades e sapevo che le tierce sulle bocche. Gli hai ringraziato le benedizioni de voce e de vodka perché eri anestetizzato completamente.